sono socio della sezione del CAI di Gubbio, sono past presidente della Commissione Centrale per la Spirologia del Club Alpino Italiano. Ma dicevo che non essendo un signore degli abissi, mi sono sempre interessato della spirologia, del mondo delle grotte, da un punto di vista così scientifico. Perché? Perché le grotte hanno sempre attirato la mia attenzione e appagato in parte, perché ancora non hanno terminato di appagare la mia curiosità soprattutto. E quindi da sempre ho cercato di capire. Come quello che nasconde il mondo sotterraneo, non solo, perché poi il mondo sotterraneo, le grotte mi hanno introdotto alla mia professione. Sono un geologo, insegno geologia strutturale all'Università di Urbino e continuo anche a occuparmi un po' della speleologia e dare un occhio un po' a quello che è il mondo speleologico. Bene. Detto questo, tolgo la condivisione della mia faccia, perché tanto ormai avete visto chi sono, e passiamo direttamente passo direttamente alla prima diapositiva, che parleremo dell'argomento di cui parleremo questa sera, che riguarda le grotte ipogeniche, che qualcuno di voi dirà. Ma queste grotte ipogeniche, che grotte sono, no? Che significa questa parola ipogenica, no? Cioè, ipo è già sotterraneo, ma le grotte già sono sotterranee, sembra quasi una cacofonia, no? Per dire grotte ipogeniche, certo, le grotte sono sotterranee. Ma adesso vedremo, quel mio obiettivo è proprio quello di portarvi alla scoperta, a un percorso anche di scoperta che poi ricalca anche quello che è stata la nostra, perché vedrete che tutte le cose che proverò così a raccontarvi derivano sì dall'esperienza, ma anche dalla collaborazione, la collaborazione tra i gruppi speleologici e soprattutto la collaborazione con il mondo della ricerca, no? Di chi si occupa professionalmente o comunque ha delle conoscenze professionali sul mondo naturale, quindi sulle scienze naturali in genere, sulla geologia in particolare, ma poi vedremo non solo, perché spazieremo anche nella parte che può essere biologica. E comunque su tutto quello che è il sistema Terra. Bene, io detto questo passerei a, dunque, vediamo dove vado avanti, alla prima diapositiva. E così, tanto per capirci e per individuare il nostro campo d'azione, vediamo una serie di slide veloci su quello che è il fenomeno carsico, no? Il fenomeno carsico, che è il fenomeno che poi porta alla formazione delle grotte, è un processo fisico che avviene sul nostro pianeta e è un processo di corrosione della roccia che porta alla formazione di particolari forme del paesaggio, sia superficiale che sotterraneo. Questa è una definizione, io non voglio assolutamente fare il professore con voi questa sera, anche se mi scuserete che ogni tanto cascherò in questa trappola, vista che è la mia professione, però. Questo è tanto per chiarirci su quello che è il significato poi di queste grotte ipogeniche. Dobbiamo metterci d'accordo su che cosa è il fenomeno carsico. Appunto, è un fenomeno di corrosione e asportazione della roccia da una massa rocciosa, dalle quali poi derivano particolari forme del paesaggio superficiale e sotterraneo. Una grotta, alla fine, è solo un vuoto all'interno della massa rocciosa. Ti Quindi. interrompo un attimo, Marco. Intanto non vediamo la slide. Io ho condiviso prima, dunque fammi vedere. Ah, ecco qua. Allora torno indietro, perché non l'avevo detto prima. Sì, no, non volevo interrompere, no, non riuscivo a capire se avevi già lanciato comunque. Condividi. Condivido. Schermo 2, questo. Ok, ma infatti io, Ecco, sì, adesso vediamo il tuo adesso. essendo un abitué delle lezioni online, ho sempre una
ho sempre aperto ho sempre aperto anche quello che si vede, quindi quello che vedono gli altri. Quindi bene, adesso vedi la slide, no? Il fenomeno carsico. No, vedo la tua modalità di presentazione, di presentatore. Vedo il tuo desktop e la modalità di presentazione PowerPoint con il presentatore non... Condividi, adesso condivido, condivido e gli dico di condividere lo schermo 2. Questo. Adesso lo vedi? Esatto, perfetto. Vedi? Il fantastico scritto tutto? Sì, sì, sì. Perfetto. Bene, se c'è qualche problema puoi interrompermi, io non ho problemi nell'interruzione, quindi... Bene, dicevo del fenomeno carsico, che è un processo di asportazione della roccia, di asportazione della roccia, processo di corrosione che porta all'asportazione della roccia che dà luogo a un vuoto all'interno della massa rocciosa. Questo vuoto all'interno della massa rocciosa è quella che noi chiamiamo grotta. Qualche volta questa grotta raggiunge o parte dalla superficie terrestre, come in questo caso che vedete, oppure è appunto il prodotto finale della corrosione carsica e anche il paesaggio carsico superficiale che tutti noi conosciamo, che basta aver girato sulle zone ricche di rocce calcaree e noi vediamo quello che è il paesaggio calcareo superficiale con le doline, con dove c'è suolo e copertura. Scusate. Dove c'è suolo e copertura vegetale, oppure dove c'è la roccia nuda. E appunto uno dei prodotti è anche questo paesaggio sotterraneo, che è molto importante perché il paesaggio sotterraneo ci dà molte informazioni, perché che tipo di informazione, il tipo di informazione che ci dà è legato alle forme e al contenuto delle grotte all'interno della massa rocciosa. E le forme e il contenuto ci danno l'informazione sull'origine, su che tipo di grotta, come è stata scavata, come è stata asportata questa roccia. E dicevo soprattutto il contenuto, perché non è solo, come ho fatto vedere prima, la roccia, ma all'interno di una grotta io posso osservare le morfologie, spero che vediate il mio mouse, se no posso... opzione puntatore, questo, forse adesso lo vedete meglio, vedete che c'è la galleria, questa grotta, questo paesaggio sotterraneo, ha delle forme della roccia nuda, qui molto tondeggianti, con delle cupole, con angoli molto smussati, ma poi c'è tutto quello che è il riempimento, che va dagli elementi principali del paesaggio sotterraneo, che sono le concrezioni, le stalagmiti o le stalattiti, ma dicevo c'è la roccia, le morfologie, ma abbiamo anche a che fare con delle mineralizzazioni o con dei sedimenti, sedimenti che sono trasportati dalle acque, mineralizzazioni che derivano da processi un po' più complessi di appunto creazione di nuovi minerali per precipitazione chimica, sublimazione o altri processi. E in ultimo le concrezioni. Le concrezioni sono gli elementi che danno molte informazioni. Recentemente ho letto un articolo di alcuni geologi in Sudafrica che hanno trovato all'interno delle stalagmiti addirittura tutta una zona ricoperta da moscerini, cioè morti ovviamente, no? Di fossili praticamente conservati, e da lì sono riusciti poi addirittura a risalire alla tipologia di animali che frequentavano quella grotta e che erano stati trasportati da delle correnti d'aria dentro la grotta stessa. Quindi le concrezioni hanno notevoli informazioni della loro velocità di crescita, ma anche e soprattutto attraverso proprio le caratteristiche mineralogiche, anche
per esempio, le variazioni climatiche legate alla pioggia, alle acque di percolazione che adesso vedremo possono attraversare una grotta. Quindi il contenuto di una grotta è uno scrigno di informazioni che bisogna saper leggere, bisogna saper cercare in tutti gli angoli di una grotta, e probabilmente le grotte, proprio per la loro caratteristica di stare al di sotto della superficie terrestre, non essere interessati da tutti quei fenomeni di corrosione, di alterazione legati agli agenti atmosferici che agiscono sulla superficie e modificano il paesaggio e degradano anche quello che è il paesaggio sotterraneo, il paesaggio superficiale. Mentre nel sottosuolo tutti questi elementi che lo costituiscono hanno una durata, e se volete potremmo definirla una vita, molto più lunga, e le grotte, per la loro stessa natura, sono dei luoghi che conservano tantissimo quello che hanno all'interno, e anche per lungo tempo. Quindi sono proprio dei veri e propri archivi sui quali poter leggere la storia di quel luogo. Ma le grotte, il mondo del carsismo, il mondo delle grotte, è un mondo abbastanza complesso, come vedremo tra poco, perché lega tutto quello che è gli elementi della geosfera, cioè degli elementi della litologia del nostro pianeta, l'aspetto fisico delle rocce, con quello che è anche l'atmosfera, perché vedremo che c'è anche un contributo significativo di quelli che sono i gas presenti nell'atmosfera, e soprattutto poi quella che è l'idrosfera. E come dicevo, questo è possibile grazie all'interazione, appunto, tra le rocce, tra la tettonica, cioè le forze che agiscono o gli elementi che agiscono a deformare poi queste rocce, e soprattutto poi il transito delle acque. Vi faccio vedere ora uno schemino molto generale che sintetizza un po' quello che ho raccontato prima, ma che poi ci porterà a capire quelle che sono le caratteristiche delle grotte ipogeniche. Praticamente quello che vi ho raccontato fino adesso in maniera molto veloce: c'è una massa rocciosa che, questo è una sintesi, uno schemino di quello che è il carsismo, ho una massa rocciosa, questa massa rocciosa è interessata da un sistema di fratture, un sistema di pori che permette alle acque di infiltrazione, che possono essere concentrate o diffuse, adesso lo vedremo, insieme a degli agenti aggressivi, da fluire attraverso questa, appunto, massa rocciosa, attraverso fratture e attraverso vari tipi di porosità, e asportare la roccia dall'interno della nostra montagna per formare le grotte. Gli elementi che concorrono a questo, dicevo, è l'acqua, perché l'acqua è il fluido vettore, poi c'è un agente aggressivo e c'è una roccia, un aspetto più la roccia stessa che viene attraverso la quale agisce questi agenti aggressivi trasportati dall'acqua e portano alla formazione della grotta. Vediamo che l'acqua, la quantità di acqua, di questo fluido vettore necessario ad asportare la massa rocciosa all'interno delle nostre montagne, deriva principalmente dal clima, dalla pioggia, ma anche dal regime climatico, e quindi dalla temperatura stessa, quindi dalla capacità della pioggia di infiltrarsi nel sottosuolo. E questa infiltrazione può essere, adesso lo vedremo, dispersa su un areale molto ampio, le foto che ho fatto vedere prima, oppure concentrata su un singolo corso d'acqua. E per quanto riguarda le acque sotterranee, è importante poi come queste circolano all'interno della massa rocciosa, perché devono svolgere un'azione di asportazione proprio della massa rocciosa stessa. E in questo è fondamentale quello che dicevo, la presenza di fratture e soprattutto la possibilità che esista una roccia che sia solubile, che si faccia aggredire, che sia solubile rispetto a questi agenti aggressivi. E questi agenti aggressivi, adesso vedremo che è l'anidride carbonica, ma poi vedremo che esistono anche altri acidi, appunto, per le grotte ipogeniche. E questo tutto è regolato dalle modalità con cui avviene il flusso, no? Questo flusso attraverso di agenti aggressivi attraverso
massa rocciosa operata appunto dal fluido vettore dell'acqua avviene in vari modi, può avvenire dall'alto verso il basso oppure, poi vedremo, potrà anche avvenire dal basso verso l'alto. Al clima molte cose già ve l'ho dette, un aspetto importante è la quantità di precipitazioni, le caratteristiche climatiche generali dell'area, perché sono quelle che poi determinano le quantità e le modalità di infiltrazione. Quando io ho una copertura nevosa molto vasta, l'infiltrazione all'interno del massiccio calcareo è molto dispersa, al contrario, dove magari posso avere dei corsi d'acqua ben incanalati che convogliano le acque in punti ben precisi come questi, in inghiottitoi, punti dove le acque entrano direttamente nel sottosuolo. Questa è un'immagine a San Canziano in Slovenia, dove il fiume Timavo entra sottoterra con portate notevoli, no? Lì è tutta una zona che raccoglie acque da un bacino idrografico molto ampio, e questo bacino idrografico le acque poi vengono convogliate. Questa è un'infiltrazione di tipo concentrato. Dicevamo che oltre al clima l'elemento importante è la geologia, quindi la litologia, le caratteristiche delle rocce. Queste rocce devono essere solubili rispetto agli agenti, i miei agenti aggressivi, e le rocce più solubili sono normalmente i calcari. E anche l'altro elemento importante è che queste rocce, che sono calcari, carbonato di calcio, questi calcari si facciano attraversare dall'acqua, e per questo è necessario che abbiano una loro porosità, come in queste immagini che vedete, sono varie tipologie di calcari presenti nel nostro Appennino, e questi calcari hanno una loro porosità primaria, cioè nel momento della loro formazione ad essere roccia. Qualche centinaio di milioni di anni fa queste rocce erano dei sedimenti, e al momento della consolidazione hanno mantenuto questo tipo di porosità all'interno, erano magari delle sabbie su zone prossime, cioè sopra il livello del mare o prossime all'escursione di marea, e al proprio interno hanno una loro porosità legata magari a dei vuoti dell'aria o legata a fossili, come in alcuni casi, o questi casi qui dove ci sono i fossili stessi che hanno conservato dei vuoti, e questi vuoti sono le vie preferenziali di transito delle acque, soprattutto poi se ho delle fratture come questa che convogliano l'acqua nel sottosuolo, dove appunto le fratture giocano un ruolo determinante. Voi dovete immaginare che una roccia come questa in questi punti è perfettamente impermeabile, ma in presenza di frattura o di fratture come questo, qui siamo sulle Alpi Apuane, a Carcaraia, guardate qui le fratture, tutte queste fratture, non c'è un punto di ingresso dell'acqua, ma l'acqua entra e viene assorbita direttamente nel sottosuolo, e mentre entra nel sottosuolo agisce la corrosione e la forma del paesaggio carsico. Ma uno dei problemi che c'è sempre stato nella formazione delle grotte, che ha avuto un notevole dibattito anche nella comunità scientifica, riguarda poi proprio il potere aggressivo delle acque superficiali, quelle che derivano dalla pioggia, che a contatto del suolo, adesso lo vedremo tra un attimo, acquisiscono l'anidride carbonica, che è un acido, formano un acido debole, che è l'acido carbonico, che riesce ad attaccare il carbonato del calcio. Ma questa azione si esaurisce dopo qualche metro, che è quello che voi vedete in questa slide. Azione che appunto può essere molto diffusa in zone dove, come questa, l'assorbimento è areale, avviene su una superficie molto ampia, anche se poi c'è un inghiottitoio, una zona che raccoglie, dove vengono convogliate poi le acque sotterranee che arrivano e scendono nel sottosuolo, e scendendo nel sottosuolo danno luogo all'azione del fenomeno carsico. E qui le acque proseguono, magari raggiungono acquisiscono altri collettori sempre più grandi, fino a dei fiumi veramente importanti e impetuosi, che poi convogliano l'acqua sul fondovalle,
questo, l'acqua è il fluido vettore degli agenti aggressivi, che in questo schemino vedete un po' quello che ho detto molto, in maniera molto veloce, molto così sintetica, per, tanto per capire di che cosa stiamo parlando. Le acque tendono a scendere nel sottosuolo e raggiungere in diverso modo, nelle fratture, nelle condotte carsiche, per poi arrivare al fondovalle o in quella che viene chiamata la falda di fondo del massiccio calcareo, che va ad alimentare più o meno direttamente la, le sorgenti di fondovalle o le sorgenti come queste, queste... Una qui a sinistra avete il famoso Gorgazzo che sta alla base dell'altopiano dei, dei sette comuni, o questo qui è il Timavo, che è un fiume importante che sapete vicino Trianzi, a 40 km da Trieste, ma ha una portata veramente ragguardevole. Questa foto è stata fatta quando il fiume aveva 20 metri cubi al secondo, 20.000 litri al secondo. Quindi questa è la, un po' quello che è il fluido vettore, l'acqua come attraversa un massiccio calcareo, operando, arricchendosi di sali minerali, no? Basta fare un'analisi chimica, vedere l'analisi della composizione chimica di un'acqua minerale qualsiasi che sgorga alla base di un massiccio calcareo, per renderci conto che ha un contenuto di sali importante, e questi sali derivano proprio dalla esportazione della roccia operata proprio dagli agenti aggressivi. E dicevo, quali sono gli agenti aggressivi? Gli agenti aggressivi è l'anidride carbonica. Questa è la forma di corrosione superficiale, che è sulla superficie rocciosa, e una volta che la roccia viene portata in soluzione attraverso una serie di reazioni non troppo complicate, qui lo vedete rappresentato con uno schemino che io avevo fatto per i ragazzini delle scuole, e appunto l'acqua si arricchisce di anidride carbonica, l'acqua diventa aggressiva e corrosiva e attacca il carbonato di calcio, ovviamente acidificando tutto il sistema, e porta in soluzione il carbonato di calcio, riesce a sciogliere la roccia, in superficie fa queste forme, e una volta che entra nel sottosuolo ricca e carica di anidride carbonica, se trova una zona meno ricca di anidride carbonica, rilascia questa anidride carbonica e fa precipitare il carbonato di calcio, che poi va praticamente a costituire quelle che sono le concrezioni che noi conosciamo. Questo è il processo classico, questa è la formuletta che troverete su tutti i libri, che spiegano il fenomeno carsico classico, e quello che noi sappiamo è che questo processo varia molto in intensità in funzione dei vari parametri. Uno per tutti è la pressione atmosferica, che regola la quantità di anidride carbonica presente nel suolo o nell'atmosfera stessa. Quindi la pressione atmosferica è importante, e la presenza o meno di materia organica nel suolo, che è quella che produce produce questa anidride carbonica. E questo è un altro schemino molto generale che ci fa vedere, che ci spiega questo processo. Questa è la formazione classica, ancora non abbiamo parlato di grotte ipogeniche, stiamo guardando quello che è il concetto classico per poi di formazione delle grotte. L'atmosfera contiene 0,03% di CO2, oggi forse qualcuno obietterà, mi dirà no, ma è aumentata, sì, oggi è 0,04, viene considerata, o prossima 0,04%, perché sapete che l'anidride carbonica è uno dei famosi gas serra, e quindi è aumentata. L'acqua che è in equilibrio con questa quantità di anidride carbonica può sciogliere solo 46 mg litro di carbonato di calcio, cioè 46 mg ogni litro di acqua riesce a sciogliere, appunto, ogni litro di acqua riesce a sciogliere 46 mg. Nel suolo, però, quando questa è la pioggia, sarebbe, che acquisisce questa anidride carbonica, quando questa pioggia arriva in presenza in un suolo, quando c'è un suolo dove la concentrazione di anidride carbonica è molto più alta, non è 0,03, ma è almeno 100 volte più grande, e quindi arriva al 3% di più,
l'acqua in equilibrio riesce a sciogliere addirittura 296, quindi vedete ben 250 milligrammi in più di anidride carbonica. Una volta che questa acqua ricca di anidride carbonica entra nel sottosuolo, inizia a sciogliere questa anidride carbonica. E dove va a finire questa anidride carbonica? Corrode la roccia e scioglie il carbonato di calcio. Quindi quest'acqua diventa il fluido vettore di trasporto del carbonato di calcio, può solubilizzare, può portare in soluzione altre parti della roccia calcarea, ma se in una grotta ritrova una concentrazione di anidride carbonica, quella atmosferica che è presente anche fuori, l'acqua, questo fluido vettore, non è più in equilibrio con la quantità di carbonato di calcio che ha al proprio interno. Ecco che inizia a depositare del carbonato di calcio. Uno dei problemi, e quindi questo è il processo principale, no? La pioggia, la CO2 del suolo, questa CO2 penetra, corrode, dove? Oggi sappiamo che corrode soprattutto nelle parti iniziali, nei primi metri. Dopo i primi metri non riesce più a corrodere. Allora, il problema principale è: ma come si forma allora questo vuoto sotto? È necessario che quest'acqua, man mano che scende, conservi molta dell'aggressività. E questo è sempre, da sempre, è stato uno dei problemi principali per spiegare il fenomeno carsico. Poi abbiamo molti hanno ipotizzato, hanno cercato di dimostrare che in questo processo c'è un contributo il fatto che la temperatura tende ad aumentare, che arrivano acque con altri tipi di mineralizzazioni, che la roccia non è una roccia costituita esclusivamente da carbonato di calcio, ma possono esserci le impurità degli ossidi di ferro, di manganese, di magnesio come nelle Dolomie e così via. E questi favoriscono ancora l'aggressività dell'acqua, quindi la corrosione carsica, e questo è la spiegazione per cui si vanno a formarsi le grotte e anche poi tutte le concrezioni che io trovo al loro interno. Quindi questo è un po' l'aspetto generale. Adesso andiamo a vedere in Italia, questa è l'Italia, quelli che sono un po' il percorso che ci ha portato a capire che non tutte le grotte si formano con questo processo. Quindi adesso non è che io presento una nuova teoria speleogenetica, dicendo che questa è una nuova teoria. No, non è una nuova teoria speleogenetica, è semplicemente un processo, perché vedrete che è stato anche provato, è un processo che è stato visualizzato sperimentalmente. E vi farò vedere, soprattutto, vedremo soprattutto le esperienze qui in Italia centrale, dove mi trovo, ma le grotte ipogeniche che oggi conosciamo sono presenti anche in tutto l'arco alpino e sono presenti soprattutto in Appennino, nella parte meridionale, un po' dappertutto. E questo appunto, che cosa si osserva nelle grotte dell'Italia centrale? Perché poi abbiamo messo in discussione questo tipo di processo carsico per alcune grotte, anzi per le grandi grotte dell'Appennino Umbro-Marchigiano. E adesso vedremo due esempi, che sono quelli classici, quello di Montecucco e quello di Frassassi. Una caratteristica delle grotte dell'Appennino qui Umbro-Marchigiano, dell'Italia centrale direi, è quello di avere una morfologia. Queste sono delle piante, delle grotte, della Grotta Grande del Vento a Frassassi, dei Pozzi della Piana vicino a Todi, delle Tane di Parrano vicino a Orvieto e della Grotta di Montecucco. È tutto quasi alla stessa scala, vedete che, anzi, è tutto alla stessa scala, vedete che ci sono morfologie labirintiche che si assomigliano un po' in tutte le grotte. E questo vedremo poi come si può essere spiegato. Adesso vediamo un po' quello che è Montecucco. Questa è l'alta valle del Chiascio. Questo è il Monte Cucco, dove si sviluppa un sistema carsico praticamente dalla sommità della montagna fino alla sorgente, fino al livello di base, che è la sorgente Circa, che sta qui. Questo è il paese di Sigillo, e questo è il paese di Costacciaro, che sono due località note agli speleologi proprio perché sono alla base del massiccio del Monte Cucco. Qui è il versante nord, dove
praticamente è possibile vedere sia l'ingresso della grotta che tutte le pareti e la massa rocciosa, il blocco del versante all'interno del quale si sviluppa la grotta con i vari sistemi di faglie e di fratture che possono essere sintetizzati così, quello che avete visto prima è ripreso da di qua, ma questa è una spaccata, una sezione del Monte Cucco. Anche la geologia, ma qui vedete la grotta che si sviluppa secondo dei piani paralleli dalla sommità della montagna, da oltre 1500 metri, fino al livello di base che è appunto intorno ai 500 metri per un dislivello totale di quasi 1000 metri. Le caratteristiche di questa grotta è che è una grotta fossile, è un sistema fossile con grandi sale, le dimensioni sono ragguardevoli, sono decine di metri. E questo sistema lo consideriamo fossile, cioè che significa fossile che non è attivo, non gira acqua, non c'è acqua che gira, ma a fianco di questo sistema c'è anche un sistema invece attivo dove circola l'acqua, dove io vedo oggi l'acqua che circola, l'acqua di percolazione, ma vedete che ha dimensioni e caratteristiche completamente diverse, sale enormi. E un sistema attivo molto, invece molto stretto lungo i principali sistemi di frattura. Ma una particolarità che ha questo sistema carsico è la presenza in alcuni punti che qui sono rappresentati, soprattutto poi in quella che è la buca di Faggeto Tondo e della Grotta Futura, di depositi di gesso come questi, che sono proprio in prossimità di questa immagine che abbiamo usato come presentazione iniziale. Questi sono blocchi di gesso, cioè all'interno di questa montagna costituita da rocce esclusivamente calcaree, io trovo con sale enormi, io trovo dei depositi importanti di gesso. Questa roccia è costituita da carbonato di calcio. Questa roba bianca che vedete qui, che è appesa addirittura sotto questa cupola, è gesso, sulfato di calcio. Sulfato di calcio che io posso ritrovare anche in forme così, concrezionata con dei cristalli anche notevoli, che drappeggiano un po' alcune parti, a tutte le gallerie, soprattutto nella grotta della grotta di Faggeto Tondo, la buca di Faggeto Tondo. E voi potete bene immaginare che dall'esplorazione di queste grotte è sorta la domanda anche: ma questo gesso da dove viene? No? Voi immaginate che quasi 50 anni fa, nelle mie prime escursioni nella grotta di Monte Cucco, vidi questo gesso e chiesi e mi disse: ma niente, è una cosa così, un deposito insignificante. No? Poi, insomma, andando avanti col tempo, uno cresce, studia e impara che alle domande bisogna trovare una risposta e la risposta arriverà tra poco. Arriva perché soprattutto nell'Appennino Umbro-Marchigiano non ci sono solo le grotte del Monte Cucco, ma c'è anche un importante sistema carsico che è quello della Gola di Frassassi, che forse tutti voi conoscete per la parte turistica della Grotta Grande del Vento. Questa è una sezione schematica, molto schematica, i tratti rossi sono pieghe, non è una sezione reale della montagna che vedete qui davanti, ma questa è la gola del fiume del torrente Sentino e qui si apre la Grotta Grande del Vento su questo versante e non su questo, ma su un versante un po' di qua c'è un altro sistema carsico che è il Buco Cattivo. Nella parte più a nord, dove c'è il Monte dei Frassassi, che è questo, Monte dei Frassassi, si apre qui la grotta del Mezzogiorno, che è questa qui, poi che attraversa tutta la montagna e viene fuori la grotta delle Beate Vergini di Frassassi, proprio nella parte iniziale della gola, la parte più a monte. Qui dietro c'è il paesino di Piero Sara, questo po', alla stregua del Monte Cucco, le grotte, la gola di Frassassi è costituita da rocce carbonatiche di età giurassica, simili a quelle del Monte Cucco, dove si aprono appunto grotte. Questa è la grotta della Beata Vergine di Frassassi, dove c'è l'ingresso della chiesetta costruita dal Valadier per Leone IX, che era nato a Genga, e dentro quel bellissimo, bellissime sale. Enormi, questa è la Bissancona, che costituiscono
l'elemento importante della Grotta Grande del Vento. Immaginate che la Bissancone, che è questa enorme sala, è 1 milione di metri cubi di vuoto all'interno della montagna, 100 metri per 100 metri per 100 metri di altezza, e questo 1 milione di metri cubi di vuoto sotterraneo è riempito sia da materiali clastici derivanti da crolli che sono avvenuti per ristabilire un po' l'equilibrio, ma anche delle concrezioni notevoli e ragguardevoli, molto belle, che costituiscono uno dei scenari, uno dei paesaggi sotterranei più caratteristici dell'Italia centrale, ma direi anche dell'intera penisola, perché questa è la Grotta Grande del Vento, è veramente un gioiello di tutta la comunità, non solo nazionale, del mondo, di tutti gli speleologi. E quindi c'è queste grotte calcaree che anche loro in questi punti sono fossili, ma hanno delle zone dove corre ancora acqua, dove c'è attività, dove non solo c'è acqua dolce come in questo caso, ma nelle parti più profonde di questi laghi, nelle parti più interne della grotta, c'è anche acqua solfurea che poi emerge all'esterno in alcune risorgenti vere e proprie. Queste sono proprio le risorgenti di acqua solfurea che qui si mischia con l'acqua dolce del torrente Sentino e dà luogo, se io la guardo poi in dettaglio, questo è un moschettone per dimensioni, a tutta una serie di colonie di batteri, di biocenosi, di popolazioni di alghe e batteri che popolano la zona delle acque dall'interfaccia tra le acque solfure e le acque dolci. Quello che io vedo a Frassassi è in particolare, vedo appunto un sistema carsico costituito da dei vuoti anche ragguardevoli, fossili, e una parte bassa, attiva, dove c'è acqua solfurea. E se io giro nelle parti fossili, trovo, come a Monte Cucco, dei ragguardevoli depositi di solfato di calcio, di gesso, e questo gesso è depositato all'interno di rocce calcaree, quindi la montagna all'interno della quale si aprono le grotte della Gola di Frassassi sono rocce calcaree, e all'interno c'è questi sedimenti di gesso. E qui vedete alcuni esempi. Questo gesso qualche volta ci permette anche di datarsi, di essere datato, perché qui c'è, vedete, questo masso che è caduto e qui sopra c'è una concrezione, e sappiamo per esempio che questo blocco è caduto pochi migliaia di anni fa, dal punto di vista geologico, circa 10.000 anni fa. Quindi c'è anche poi la possibilità di costruire una storia. Ma se io vado nelle parti più profonde, a Frassassi non è una grotta molto profonda, si sviluppa per circa 300 metri su vari livelli, ma se io vado nelle parti più basse, quindi quelle in prossimità della falda, quelle in prossimità del fiume, io vedo che le pareti sono tappezzate di elementi abbastanza enigmatici che ci hanno da sempre incuriosito e abbiamo sempre cercato di capire la loro origine. Oggi sappiamo che tutto questo qui, che vengono chiamate pelli di leopardo, non è una prerogativa delle grotte di Frassassi, ma qui le pelli di leopardo le possiamo vedere sopra i corsi d'acqua solfuri, dove l'acqua è prettamente solfurea, e queste qui sono nient'altro che colonie di solfobatteri, di batteri che vivono sulle pareti e vivono, ovviamente c'è un mix di materia organica e di biofilm, come viene chiamato, e argilla, ma questo qui è praticamente tutto un biofilm che cresce sulla grotta, sulle pareti della grotta. E qui è un po' in sintesi quello che si vede a Frassassi. Quello che io posso osservare è che esistono dei corsi d'acqua, di acqua solfurea, però ricchi di idrogeno solforato, che conferisce all'acqua un notevole potere aggressivo. E questo potere aggressivo è anche operato dal fatto che questa acqua viene a contatto, che è un'acqua che risale dal basso, dall'interno della montagna, viene in superficie, viene a contatto con l'acqua di percolazione, con l'acqua che scende di infiltrazione dalle parti alte della montagna. E questo mix tra acque ricche di ossigeno,
che scendono dall'alto e queste acque che risalgono dal basso, ricche di solfuri, fanno sì che all'interno dell'acqua, soprattutto all'interno della falda, ma anche, anche al di sopra della falda, nell'atmosfera, ci sia un'alta concentrazione di acido solfidrico, e questo acido solfidrico aggredisce la roccia calcarea e forma gesso. E questo è quello che abbiamo visto a Frassassi, è quello che abbiamo realizzato dopo alcuni anni di osservazione a Frassassi, e praticamente ci ha aperto un po' la visione sul fatto che il gesso che noi troviamo a Monte Cook, che troviamo a Frassassi, nelle parti fossili, questo gesso che è molto solubile in acqua, non è nient'altro che il prodotto della corrosione operata dalle acque solforee profonde che risalgono dall'interno della montagna sulla roccia calcarea, la trasformazione del carbonato di calcio CaCO3 in CaSO4. Voi direte Ca, bene, questo è le formule, no, non ho le formule, cioè ho solo gli schemini. Le acque aggressive, più che attaccano la roccia ricca di carbonato di calcio, c'è un'azione determinante, un contributo energetico, per chi è un po' più esperto, direi catalizzatore della reazione da parte dei solfobatteri. Senza i batteri le soglie di attivazione di queste reazioni non avvengono, cioè le reazioni non hanno luogo, e questo, insieme all'acqua, dà luogo poi alla deposizione del carbonato di calcio e del gesso. Quindi questo, a differenza di quello che abbiamo visto prima, è un processo che avviene ad opera delle acque solfuree. Prima abbiamo visto che l'acido aggressivo era l'anidride carbonica, CO2, qui è H2S. H2S più acqua mi dà luogo e più ossigeno. Insomma, non voglio complicarvi la reazione a quest'ora di sera. Queste acque sono molto, ma molto più aggressive rispetto all'anidride carbonica. Quello che io osservo, e questa è una particolarità unica al mondo, perché nelle grotte di Frassassi è possibile osservare questo fenomeno, questo processo di corrosione chimica, direi dal vivo, direi non in tempo reale, ma abbastanza, è un processo abbastanza veloce. Questa è la roccia calcarea, questa più marrone, e bianco è il gesso. E se io vado a fare un ingrandimento di questo spot, vedete proprio che la roccia è una specie di brufolo, una specie di esplosione di gesso operata proprio dall'acido solfidrico. Qui addirittura si sfalda la roccia, c'è tutta un'azione di corrosione della roccia. Questa avviene addirittura nell'atmosfera, perché l'atmosfera satura di aria, di acqua, c'è acqua satura, l'umidità è al 100%, e l'acido solfidrico che viene degassato, viene rilasciato dalla falda, aggredisce, umidità e acido solfidrico formano, insieme all'ossigeno, l'acido solforico. Questo acido solforico, che è un acido fortissimo, attacca la roccia e la porta, la fa diventare, la trasforma attraverso una reazione chimica, la trasforma in gesso. Poi questo gesso può essere ricristallizzato come in questo caso. Dicevo che questa qui non è una nuova teoria, perché è un processo. Abbiamo definito quello che è un processo, è stato definito proprio negli anni, alla fine degli anni, cioè direi a cavallo tra gli anni 80 e i primi anni 90, è stato definito proprio a Frassassi e a Monte Cucco. E lo step che ha fatto l'impulso principale è derivato proprio dalla scoperta, per esempio, della grotta del Faceto Tondo, che è piena di gesso, e questo gesso, appunto, ci siamo sempre chiesti da dove viene, e la risposta l'abbiamo ottenuta nelle grotte dei Frassassi, dove appunto c'è i corsi d'acqua solfurei e l'azione della corrosione chimica. Ma dicevo che non è una teoria, ma è un processo quello che abbiamo trovato, perché l'abbiamo sperimentato. Come abbiamo fatto? Insieme al mio amico Galdensi di Iesi, abbiamo preso delle mattonelline di calcare, le abbiamo appese a dei fili e le abbiamo messe sia nell'acqua della falda solfurea,
che in atmosfera, e dopo ben 5 anni di misure, l'abbiamo lasciati lì per 5 anni, l'abbiamo pesati prima e l'abbiamo pesati dopo, e abbiamo scoperto, guardate qui, che dopo 5 anni quella che tipo di corrosione che è avvenuta. Quindi è un processo molto molto forte e tuttora attivo. E ripeto, le grotte di Frassassi sono l'unico posto al mondo dove è possibile osservare questo fenomeno, ma addirittura è possibile anche riprodurlo in una specie di acquario dove c'è l'acqua solfurea e dove c'è processi di riduzione, processi di ossidazione. Ho quasi fatto. Ma la cosa importante, prima ho detto dei batteri, nelle grotte c'è anche la vita, siamo abituati a conoscere la vita delle grotte soprattutto attraverso i pipistrelli o attraverso altri animali, ma nelle grotte di Frassassi, proprio per la presenza delle acque solfure, sono state fatte delle ricerche e delle scoperte molto interessanti, dove ci sono numerose specie endemiche all'interno della grotta, soprattutto nei rami solfurei, e la cosa molto più interessante è che tutti questi filamenti che voi vedete sulle concrezioni qui, se uno li guarda al microscopio elettronico, all'inizio pensavamo che erano ragnatele, invece non sono ragnatele di ragni, ma sono nient'altro che biofilm, film di solfobatteri. Questi qui visti al microscopio elettronico, questo è un micron, questo è un micron, questi sono dei solfobatteri. Addirittura alcune concrezioni come queste hanno delle particolarità, queste le chiamiamo mucoliti perché hanno l'aspetto mucolitico, cioè proprio di un film colloidale, quasi come il muco che ci abbiamo noi dal naso quando colla dal naso, ma la cosa strabiliante è che quando siamo andati a misurare il pH, cioè l'acidità di questa gocce, di queste gocce, abbiamo scoperto che il pH era 0,5. Voi capite che pH 0 o 0,5 deriva dall'acido solforico puro. Ma l'altra cosa è che all'interno di questa goccia praticamente c'è tutto il mondo sia animale, c'è tutta la vita che noi conosciamo sulla Terra è rappresentata all'interno di questa goccia, con ovviamente tutti i batteri e tutti gli elementi che vanno a comporre la vita. Addirittura poi, facendo degli studi molto più di dettaglio con collaborazione di vari biologi o geobiologi o astrobiologi, come farò vedere tra poco, abbiamo scoperto che all'interno delle grotte di Frassassi c'è un ecosistema completamente autonomo che vive grazie alla chimica dello zolfo. E non sto a spiegarvi perché è un po' complicato, però questo sistema ecologico ha animali importanti come questo, che è un ragno, un Androniscus, ma anche degli anfibodi, ha vari anelidi tipo vermi, dei batteri, c'è tutta una catena alimentare con organismi. Questo qui è un organismo abbastanza complesso ed evoluto, ma per esempio abbiamo anche dei scorpioni, quindi organismi evoluti in un certo senso, che fanno parte di un sistema ecologico completo, che è completamente svincolato dalla superficie terrestre, dall'alimentazione della catena terrestre. Questo è un po' la sintesi di quello che vi sto dicendo ora, perché noi sappiamo che esiste un ecosistema fotoautotrofico, che è quello che deriva che è alimentato dall'energia del sole, dall'energia delle piante, dalla pioggia, che trasporta anche nel sottosuolo parte di questa energia. È quello che, grazie è la fotosintesi clorofilliana, che grazie alla luce riesce a scomporre la molecola dell'anidride carbonica e trasformarla in glucosio e ossigeno. E questo solo la luce lo opera. E questo è il nostro sistema. Noi viviamo attraverso la fotosintesi clorofilliana, anche se dice io non mangio l'erba, ma l'erba la mangiano gli animali di quali io mi cibo. Al contrario, a Frassassi abbiamo scoperto, ma non era la prima volta che veniva scoperto un sistema, ecosistema chemiautotrofico, perché questo sistema chemiautotrofico sono noti anche sul fondo del mare, nelle zone molto più abissali degli oceani,
però non era mai stato trovato all'interno di una grotta e è stato trovato che questo sistema completamente che è emeautotrofico si alimenta attraverso un processo che è questo qui, c'è sempre l'anidride carbonica dalla quale si prende il carbonio che poi va a costituire i carboidrati e che costituiscono la materia prima dell'alimentazione o della vita. Quindi, mentre l'ACO2 qui nei sistemi fotoautotrofici della fotosintesi clorofilliana viene spezzata dalla luce, qui l'operazione di rottura della molecola della CO2, la separazione del carbonio dall'ossigeno, viene operata dall'acido solfidrico, quindi dallo zolfo. Quindi la chimica dello zolfo ha permesso questo. E questo ha suscitato notevole interesse, ormai più di quasi 20 anni fa, da parte degli astrobiologi. Questo qui l'avrete riconosciuto ormai fino a un po' di tempo fa, ci giocavo anche con i miei studenti per dirgli dov'era, ma adesso avete già capito che questo posto è Marte e sulla superficie di Marte ci sono delle strutture anche legate al carsismo e è interessante, e gli astrobiologi sono molto interessati perché è possibile a questo punto che esista la vita anche su Marte, non sulla superficie dove la temperatura varia da meno 150 a meno 20 gradi e c'è il 95% dell'anidride carbonica, ma si ipotizza che nel sottosuolo ci sia possibilità di avere per un gradiente geotermico, cioè dal fatto che all'interno del pianeta aumenti la temperatura, a un certo punto è possibile che ci sia acqua liquida o un liquido di qualche tipo, perché non è necessariamente acqua, ma può essere anche metano o può essere anche anidride carbonica liquida, che permette la vita nel sottosuolo, come è stata vista, ad esempio, in alcuni frammenti di meteorite. E oggi tutta l'esplorazione spaziale che è su Marte è rivolta proprio alla ricerca di questa vita, se non nella superficie, almeno nel sottosuolo. Grazie, ho finito. Spero, pensavo di durare meno, ho durato un'oretta, quindi va bene. Beh, ringrazio te Marco, e sono Lorenzo Rocco, presidente dello Speleo Club Aerobico CAI Bergamo, e da parte di tutto il gruppo ti ringrazio per averci preso per mano e condotti per una volta un po' più fuori regione rispetto al nostro solito, e di averci illustrato appunto questo altro sistema di formazione, comunque dei vuoti carsici, così, un altro fenomeno di formazione di vuoti, lo hanno illustrato in contemporanea in un altro webinar, cui purtroppo ci siamo andati a sovrapporre. Ah, non lo sapevo, mi dispiace. Sì, no, no, è da parte se non sbaglio, dell'SSI, però vabbè, bene o male, col fatto che vengono registrate le varie serate. Comunque penso che chi è interessato, comunque chi è rimasto ancora più interessato dalla lezione di stasera, potrà andarlo sicuramente a riprendere. E quindi ecco, ringrazio nuovamente te Marco, Prego, è un piacere. e Se poi vabbè, qualcuno ha anche domande, questioni, dubbi, perplessità, rimostranze, io ai miei studenti mi rivolgo così. Se qualcuno vuol protestare perché non gli piace quello che ho detto, come l'ho detto, io sono disponibile a discuterne, non è che. assolutamente, sì, infatti se qualcuno ha qualche così, osservazione, oppure anche semplicemente un'impressione, soprattutto da chi si è collegato da più lontano. Ovviamente io non ho parlato delle grotte che conosco, poi oggi attraverso le foto si possono riconoscere morfologie, tanta gente studia le grotte di origine ipogenica e anche sulle Alpi, credo che tutti conoscano la famosa grotta 5 in condotta che credo sia uno degli esempi più belli del carsismo ipogenico alpino, perché è una grotta, io non l'ho vista ma ho parlato con la Paola Tognoli, no? Mi sembra. Tonini, Come? Paola Tonini. Paola Tonini, scusa Paola se ascolta o ascolterà, poi mi tirano orecchio. Comunque la Paola che me ne ha parlato una volta, è una grotta molto interessante, insomma, poi ce ne so sicuramente altre. Sì, no, in 5 in condotta non ho avuto occasione di
di metterci ancora piede, visitarle, però so che ha avuto dei trascorsi anche appunto dei fenomeni comunque di origine ipogeo, comunque di circolazione di acque sulfure. E quindi vabbè, sarà penso magari uno stimolo per te, magari per venire a fare un giro, e di sicuro, almeno per me, ma penso anche per chi ha ascoltato, sarà così uno stimolo per venire a vedere, visitare comunque le grotte e i fenomeni di cui ci hai parlato. E di questo va bene. Ringrazio anche Rosy Merisio, il nostro socio, che vedo che comunque è collegato, che ha fatto un po' da intermediario, e quindi così so che ti ha proposto questa serata e abbiamo colto Ah, l'occasione. eccolo con la Stefania. Sì, eh. E quindi vabbè, so che poi lui spesso e volentieri comunque ci No, ma... chiede quando vogliamo venire a far visita nelle zone in cui adesso si trova, quindi questo sarà di Lui sicuro ha sposato le per grotte questo. ipogeniche. Rosy ha sposato le grotte ipogeniche. Eh sì. Infatti, sono bellissime, tutte fangose. Non mi hai sentito? Io volevo fare una domanda. Sentito. Sì, c'è una domanda da parte di Claudio Malanchini. Sì, ciao, ciao Lorenzo, Ciao. ciao a tutti, ciao Rosy, ciao Francesco, ciao a tutti gli amici che conosco. Ma due considerazioni, o meglio, una considerazione e una domanda. Innanzitutto, da chimico ormai in pensione da un po' di anni, però complimenti a Marco, che non conosco, per la semplicità e la semplificazione delle spiegazioni che sono state date. Il chimismo dello zolfo, il chimismo dell'anidride carbonica, dei carbonati, eccetera, è complesso, è molto complesso, e quindi la capacità anche di semplificarlo in modo che tutti lo capiscano, assieme al pH, eccetera, eccetera. Ecco, complimenti a Marco. Poi vengo alle nostre terre. Da noi di acque sulfuree, beh, ce ne sono in provincia di Bergamo. Ad esempio, ricordo la Val Imagna, a parte le acque di Santomobono, il monumento naturale della Valle del Brunone, oppure si salta magari alla zona del lago Spinone, al lago, quindi dove ci sono tutta una serie di sorgenti con queste acque sulfuree. Ma da noi, avete riscontrato, c'è qualche fenomeno, se non quello come quello delle grotte di Frassassi, ma qualche cosa di simile anche nelle nostre cavità? Claudio, io non conosco quelle zone lì, quindi non so dirti. O magari gli amici speleo dello Speleo Club di Bergamo, non lo so, ecco, una Sì, domanda. ci sono alcune grotte in cui, ad esempio una, vabbè, che è abbastanza facilmente visitabile, comunque la Tamba di Laxolo, anche quella ci sono dei forti indizi che fanno capire che ci siano comunque fenomeni di questo tipo. O comunque anche la stessa grotta di Cinque in Condotta, che però non conosco, ha comunque dei fenomeni di, ad esempio, deposizione comunque di particolari depositi di gesso che fanno comunque intuire che ci sia stato comunque anche questa tipologia di fenomeno, quindi appunto non è totalmente da escludere anche nelle nostre zone. Grazie, Gli Lorenzo. elementi diagnostici per una grotta che caratterizzano una grotta ipogenica, certamente il gesso, no? La presenza all'interno della roccia calcarea, di una grotta calcarea, di depositi di gesso. Il gesso ha il problema che è estremamente solubile, quindi ho fatto vedere a un certo punto un'immagine dei blocchi di gesso a Montecucco che sono tutti tagliati, hanno tutte delle strie e queste non è nient'altro che le acque di percolazione che hanno solubilizzato il blocco. Lì tra 2, 3, 4, 500 anni o volete 1000 anni quel blocco di gesso non c'è più, quindi manca quella che potremmo dire
la pistola fumante sull'origine ipogenica della grotta. Per fortuna esistono altri elementi come la morfologia o altre mineralizzazioni che ci permettono di dire che magari in passato quella grotta è stata di origine ipogenica. Le morfologie sono un elemento molto importante. Oggi quello che sta venendo fuori è che i principali sistemi carsici, i più grandi sistemi carsici conosciuti, hanno un'origine, hanno a che fare con qualcosa di ipogenico, di gas che risale dal basso. Una cosa sulla quale stiamo studiando tuttora è che esistono, oltre all'acido solfidrico, esiste la stessa anidride carbonica di origine endogena, cioè anidride carbonica che viene rilasciata dalla crosta terrestre, o meglio dal mantello terrestre, che questa qui poi risale, soprattutto in Italia centrale, risale collegata agli eventi sismici e viene a contatto con le acque, e la concentrazione di questa anidride carbonica di origine endogena, cioè che viene proprio dal sottosuolo, degassazione del mantello, questa anidride carbonica arricchisce le acque sotterranee che diventano ancora più aggressive, quindi insomma i processi e le azioni di corrosione possono essere notevolmente amplificate rispetto al carsismo classico, quello che ho presentato all'inizio, dove l'anidride carbonica viene acquisita dal suolo. Oggi se probabilmente questa è un'altra frontiera che è una frontiera che viene esplorata, che viene portata avanti. Chi è? Monti, Andrea Monti, Andrea che ha alzato la mano. Sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto. Marco, una domanda forse un po' più specifica. Sono conoscitore, diciamo, lato di Montepucco e Frassasti perché sono lì della zona, però conosco abbastanza bene la zona di Acquasanta. Riguardo ai processi ipogenetici, la copertura, diciamo, impermeabile sopra, la massa dei carbonati, come influisce sul processo? Cioè, io mi sono reso conto che praticamente praticamente dove c'è una copertura impermeabile sopra, sotto trovo dei fenomeni molto più sviluppati rispetto a zone dove il carso viene alla luce. È una questione, questa è importante perché l'acido solfidrico che sale dal basso si trasforma a contatto all'interno della falda, si trasforma in acido solforico attraverso un processo di ossidazione, quindi c'è necessità che esista dell'ossigeno che viene ovviamente dalle acque di infiltrazione, che sono molto ricche di ossigeno, e lì avviene la corrosione. Tutti i processi che avvengono a Frassassi hanno luogo proprio all'interfaccia tra le acque dolci, per così dire, e le acque solfuree, le acque mineralizzate più profonde. Il fatto che ci sia o meno la copertura impermeabile convoglia le acque superficiali o protegge in alcuni casi proprio le gallerie carsiche dal dilavamento poi delle acque di percolazione, quindi la conservazione del gesso. Una relazione diretta tra morfologie e presenza di livelli impermeabili è abbastanza, insomma, è abbastanza chiara attraverso appunto processi di infiltrazione o processi di conservazione dei gessi sotto le coperture impermeabili, per esempio. Comunque, quello che viene fuori è che non necessariamente l'alimentazione, il processo lo dobbiamo immaginare dall'alto verso il basso, ma lo possiamo anche immaginare come un processo che avviene lateralmente al massiccio calcareo, come peraltro noi sappiamo che l'ingresso delle acque all'interno del massiccio calcareo avviene anche lateralmente, attraverso un corso d'acqua che entra lateralmente alla montagna. Spero di essere stato chiaro, Andrea. Perfetto, perfetto, grazie.
Buonasera, volevo chiedere perché prima Frassassi dicevi che era unica in tutto il mondo? Perché comunque si origina sull'idratazione, parte insomma, dei gas disciolti dall'idratazione delle anidridi sottostanti e parte magari c'è una compartecipazione endogena, però perché da Davide esclusiva a Frassassi? Ma Frassassi è l'unico posto al mondo dove questo processo è attivo e lo puoi vedere, lo puoi misurare. Ah, Perché ok, mi ero non perso. esistono altre grotte che io conosco, non ho, se no la finivamo mai. Ma, per esempio, nel Tabasco, nella regione del Tabasco, nel Messico, esiste una grotta che è la grotta di la cueva di Villa Luz, dove anche lì ci sono acque solfure, c'è una situazione simile, però quella grotta lì è molto vicino a un vulcano, il Cicional, che rilascia molta anidride carbonica, peraltro è pericolosa quella grotta, e lì è anche possibile vederlo, però le dimensioni della grotta sono estremamente limitate. C'è un'altra grotta che sta negli Stati Uniti, che sta nell'Oregon, però nelle Montagne Rocciose, però anch'essa ha dimensioni molto piccole è poco studiata, cioè è difficile da studiare. Frassassi, ma non solo Frassassi, anche le grotte che sono state citate prima, le grotte dell'Acqua Santa Terme, delle quali io non ho parlato, Infatti, quello stavo pensando. le grotte dell'Acqua Santa Terme è un altro posto dove è possibile vedere attualmente il fenomeno carsico in azione. Si vede addirittura la roccia che si sfoglia, i calcari che si sfogliano per la corrosione, la trasformazione del carbonato di calcio in solfato di gesso, quindi il solfato di calcio, e quindi quello è un altro posto, non facile da studiare come le grotte di Frassassi. Dopo, in tutto questo, bisogna anche considerare la facilità di accesso, gli ambienti e l'aspetto speleologico, no? Perché probabilmente c'è ancora molte cose da scoprire. Nelle parti più profonde anche della zona chiamate del Messico o oltre il Messico, nel New Messico della grotta del vento, la grotta del fiume, comunque nel sistema carsico di Frassassi. Poi nel New Messico, invece, negli Stati Uniti c'è un'altra grande grotta fossile che è Lechuguilla, e c'ho delle immagini, ma appunto poi non finivamo mai, dove lì però è fossile il sistema, mentre a Frassassi e Acqua Santa Terme è attivo e quindi è possibile misurarlo. Chiaro, chiaro. E una domanda che mi era venuta, se posso. Vabbè, a Acqua Santa Terme abbiamo la calcificazione in scaglia rossa, che è piuttosto rara, la conosco solo lì e a Città Reale, che però è fossile. E invece, sopra al fiume Vento, abbiamo Frassassi, quindi abbiamo delle zone di copertura di alto strutturale, tipo Bucarone o... Sì. Perché questa cosa non mi sono mai interessato, in realtà non ho mai Sì, verificato. magari non tutti capiscono di che stai parlando, però sì, c'è Bugarone, ma No, poco. perché al Cucco, le parti dove c'è il Bucarone, c'hai maggiori testimonianze di ritrovare ovviamente la zona impermeabile, ritrovi anche colate di gesso delle gallerie sfondate oppure collassate. Altre ancora in piedi rotondo tipo l'Apollo e là si sempre sul ramo però dove sopra la testa occhio e croce viaggia quasi sempre il Bucarone in modo che cioè, insomma l'acqua lì non è penetrata si è abbassata velocemente e è andato a erodere linearmente in una fase successiva di grotta dai. Sì, Ok, quello vediamo. che dice è vero, io non approfondirei perché poi nessuno segue, perché No, adesso ma era sono delle solo. cose che no, io non ho introdotto per evitare Ok, complicazioni grazie. ulteriori, però sì, hai ragione su quello che dici. Ok.
Se Gian Maria vedo che se abita, vuol chiedere qualcosa. Come stai, Gian Maria? Sto bene, grazie. Grazie dell'esposizione. Guarda, è sempre un piacere, c'è sempre qualcosa di nuovo da memorizzare in queste lezioni che ormai seguo già da parecchi anni, diciamo, questa questione, tra virgolette, delle grotte ipogeniche. Va bene, grazie. Grazie a te, Marco. Lorenzo e Rosi per aver provocato questa, per aver organizzato e provocato questa chiacchierata di questa sera. Vediamo se riusciamo ad andare a solleticare il gruppo che sta portando avanti l'esplorazione appunto in cinque condotta che hai nominato. Eccola, gruppo, Paola, gruppo, finalmente, volevamo sentirla. Gruppo Passeriana Talpe, ecco, che forse interviene la Paola Tognini, che comunque ha... Ciao Paola. Ciao Marco, volevo infatti proporre di venire a dare un'occhiata, perché qua in zona alpina abbiamo il problema che abbiamo il sospetto che l'origine di moltissime grotte sia effettivamente ipogenica, ma non abbiamo prove, perché il gesso ormai se n'è andato da tempo, ci sono state troppe vicissitudini che hanno seguito la fase ipogenica, e quindi servirebbe veramente qualcuno che ha l'occhio proprio sulle grotte, diciamo, attive, attuali, per aiutarci magari appunto a individuare quelli che sono i possibili indizi. Perché purtroppo a volte le morfologie sono in parte cancellate, in parte molto simili ad altre forme di corrosione per condensazione, insomma, quindi abbiamo sempre un po' questo dubbio. Per 5 in condotta è abbastanza certo, credo, però se qualcuno volesse venire a dare un'occhiata... C'è gesso a 5 in condotta, quindi insomma c'è la pistola fumante delle acque solfure. Sì, lì è abbastanza, direi, a prova di dubbio, però ce ne sono molte altre dove appunto manca proprio l'indizio proprio certo. Il fatto che credo che quelle grotte siano molto vecchie, cioè siano grotte che hanno qualche o molti milioni di anni, cioè che hanno a che fare con le prime... con una paleogeografia alpina adesso non voglio sparare numeri, ma credo che non mi meraviglierei se ci avessero anche qualche decina di milioni di anni, quindi no, perché sappiamo che la morfologia lì delle Alpi o delle Prealpi, no, era completamente diversa, il fatto che i laghi alpini dal lago di Garda, al lago Maggiore, al lago di Como sono impostati su delle valli che 6 milioni di anni fa, che era il Messiniano, erano valli profonde, quindi sicuramente pioveva, c'era circolazione di acqua all'interno delle montagne che sono sempre state magari montagne di rocce calcaree, che ne so, la Grigna, immagino che la Grigna sia, insomma, parecchi anni che sia Grigna calcarea fuori dalle Alpi, quindi chissà, il problema è che quando le grotte sono molto vecchie comincia a diventare per certi versi un po' più complicata la datazione, anche se bisogna andare a cercare minerali particolari, però sicuramente sì, infatti qua c'è il problema. In che zona sarebbero queste grotte? Scusate, come? Scusate l'interruzione, in che zona? Stiamo parlando di provincia di Bergamo. La Grigna invece è sul lago di Como, poi ce ne sono altre lì in zona, però appunto come diceva Marco, qua la paleogeografia ha veramente una storia lunga, complicata, e sicuramente la maggior parte di queste grotte è chiaramente tagliata dall'evoluzione delle valli, quindi si tratta sicuramente di sistemi antichi. Anche in Grigna si ritrovano a volte ormai, diciamo, inglobati nel sistema più recente, dei tratti dove troviamo per esempio cristalli di calcite scalenoedrica che tappezzano letteralmente alcune piccole sale, e anche lì il sospetto che sia qualcosa di molto molto antico, di origine ipogenica, un po' viene.
La calcite scheletroelettrica sarebbe quella a doppia lancia? Ma lo intendi, scusa. Sì, quelli, non so come dire, denti di cane, non so qual è la definizione più... Beh, cioè, non l'aragonite però. No, c'è anche dell'aragonite, ma diciamo... Diciamo che è una calcite che si forma in particolari condizioni anche di temperatura e di chimismo delle acque particolari. No, dicevo, quella a doppia lancia, a doppio tetraedro praticamente. Sì, bene, sì, è tipo piramide, no? È bella, con molte grande facce. Okay. L'ho trovata in Spagna, però su una zona epigenica, dettata un po' dalle pressioni della faglia e dalla circolazione dei fluidi. Non so questa se è relegabile a dei fluidi arricchiti. Non saprei, non la conosco. In realtà. Su quelle si può comunque fare delle indagini, perché magari dentro ci sono rimaste dei bolle di aria o di gas o fluidi, quindi su quello si può, normalmente se uno le guarda al microscopio ci possono essere dall'interno del cristallo delle bolle che conservano sia il liquido che ha formato il cristallo, che è un gas che comunque dà informazioni sull'atmosfera e sì, certo, sulle condizioni di pressione e temperatura al momento della formazione. Allora, posso approfittare della presenza di Marco per far rivedere quello che abbiamo visto l'incontro scorso? Dal fondo di Viva le Donne, una delle grotte appunto più profonde, il sistema più profondo della Grigna, sono usciti questi grandi cristalli di gesso. Di gesso? Sì. Però non è il gesso, diciamo, pulverulento che ci hai fatto vedere prima, sono proprio dei bei cristalli, adesso qui dicono che sembrano delle patate, ma in realtà sono puliti, trasparenti, che attualmente non sappiamo veramente come spiegare, né che cosa facciano lì, né da quanto sotto tempo siano lì. Sotto i calcari della Grigna che ci sta di formazione lì? Allora, lì sotto c'è un sovrascorrimento e lungo il sovrascorrimento c'è effettivamente una formazione gessosa, quindi... lo zolfo potrebbe arrivare sicuramente da lì, però ci hanno sempre incuriosito questi cristalli così, così grandi che tappezzano una piccola galleria. Poi non so se c'è Andrea Maconi, magari, no, forse no, stasera, che appunto lui li ha visti e ci domandavamo. Ma magari sul cristallo quello lì più limpido puoi guardare dentro le impurità che ci sono, c'è qualche... bolla in cui si possono vedere, si possono trarre delle informazioni. Però quando ho detto prima, passando, che i più grandi sistemi carsici sono legati a fenomeni ipogenici, quindi risalita di acque particolarmente aggressive che possono venire solo da fluidi profondi che vengono dall'interno della crosta terrestre, o anche da più, perché normalmente l'anidride carbonica per esempio viene dal mantello. Io spesso mi chiedo che i grandi sistemi carsici, io adesso la Grigna l'ho vista da lontano, non ci sono neanche mai salita, quindi non posso parlare, però conosco bene le Alpi Apuane, e le Alpi Apuane, insomma, se andate lì nel, come si chiama, la zona dove ci sono, è pieno di meno mille, no? Del Saragato, di tutte quelle enormi grotte che stanno lì. Cioè, lì sicuramente bisogna ipotizzare dei fenomeni ipogenici per la formazione dei sistemi carsici, ma il Korchia stesso è un sistema molto complesso, che probabilmente è molto vecchio anche lui come età e origine, ma uno deve sicuramente, perché insomma, dopo sì, è vero, come è stato trovato in alcune gallerie, cioè del materiale fluidato dall'esterno, cioè sono delle sabbie, dei ciottoli che vengono dall'esterno nella montagna, dentro
dentro la grotta carsica, però questo può essere un fenomeno successivo. Io credo che tutte, molte, le gran parte dei principali sistemi carsici hanno un'origine di questo tipo, perché sulle Alpi Apuane dobbiamo ipotizzare un fiume, un qualcosa che entra in cima al Corchio oppure in cima alle varie montagne lì che stanno e scende fino a un basso. Questo è quello che vediamo oggi, ma probabilmente non permette di spiegare la distribuzione del fenomeno carsico o la concentrazione soprattutto su quelle zone lì del fenomeno carsico. Tutta la zona della Valle dei Vagli, Vagli di Sopra, dove nel giro dei 100 metri ci stanno decine di grotte che arrivano a molte centinaia di metri, tutte parallele tra loro, quelle secondo me non le puoi spiegare se non con qualcosa che viene dall'interno della montagna. Quindi bisogna... Però dici che c'è la sensazione anche sul marmo, perché lì parliamo di grosse fessure. Io a parte il Corchia, il Saragato c'ha ambienti verticali, ma di grandi pozzi. In fondo sono pozzi da 300 metri, scendi e risali dall'altra parte, però vedi sempre questo marmo liscio che è quasi... richiama al tettonico. Non so se chimicamente sul marmo, forse non me lo so neanche mai chiesto, l'ipogenico riesce a accelerare. Non è un toccasana, perché essendo chimica, non lo so. Tu dici che potrebbe anche intaccare le rocce metamorfiche, questo... Le grotte, dentro le rocce metamorfiche ci sono, no? Perché tutte le grotte delle Alpi Apuane... Sì, però tu lo dicevi che era catalizzante l'ipogenico anche sul metamorfico. Io questo passaggio non lo vedo così indotto, o meglio, non l'ho mai preso in considerazione seriamente, ecco, quindi... Bisogna cercare di ragionare con altre teste, non lasciarsi prendere dalle cose che ho detto io, non bisogna crederci, no? Uno deve metterle in discussione in maniera tale che poi si chiede il perché e va avanti così, cioè niente certo, uno, la scienza va avanti coi dubbi, no? Quindi tanto. No, niente va dato per scontato, quello che ho raccontato, ripeto, non è una teoria, ma è un processo, è uno dei processi conosciuti. Probabilmente esistono altri processi dei quali noi non abbiamo conoscenza, no? Per esempio tutta l'azione operata dai solfobatteri. Magari ci sono i solfobatteri che ci mangiano il calcare, proprio non lo mangiano, però... Il pH 0 che vi ho fatto vedere prima, cioè l'acidità massima, è data proprio dai batteri che si costruiscono, le colonie dei batteri che si costruiscono una protezione esterna notevolmente acida. Quindi non è che loro stanno nel pH 0, comunque dov'è l'acidità massima. Loro l'acidità massima la usano nel film che li protegge fuori, e questo film è pH 0,5, lo producono loro, o pH 0 è buca, perché è acido solforico, è l'acido più forte, che uno degli acidi più forti che conosciamo, insomma, se vi cade sulle mani brucia, insomma, bisogna, e non va bene metterci l'acqua, perché l'acqua aumenta l'acidità, quindi cioè aumenta l'azione aggressiva poi sulla pelle, quindi insomma è una cosa, bisogna stare attenti con l'acido solforico, è un acido potentissimo e nessuno avrebbe mai ipotizzato che per sciogliere il calcare molte grotte sono formate con l'acido, grazie all'acido solfidrico che si trasforma in acido solforico.